A me interessa una sola cosa in questo governo, andare avanti, fare il decreto famiglia nei prossimi giorni, perché significa mettere 1 miliardo di euro sulle famiglie che fanno figli per aiutare le famiglie che fanno figli. Mi interessa non arretrare sulla corruzione, cioè un governo intransigente sulla corruzione. Per tutto il resto io credo che ci voglia anche una pace politica, perché non è possibile continuare così. Io non voglio rispondere a tutte queste provocazioni da qui al 26 maggio. Ho degli obiettivi come ministro, abbiamo degli obiettivi come Movimento 5 Stelle: il salario minimo, il decreto legge della settimana prossima per le famiglie che fanno figli. Mi interessa che, se c'è qualcuno coinvolto in questo governo nei casi di corruzione, si metta in panchina. Mi interessa chiedere alle altre forze politiche di mettere da parte chi è arrestato per corruzione, chi è indagato per corruzione. Per tutto il resto andiamo avanti, perché questo continuo battibecco sta diventando stucchevole. Io posso soltanto dirvi che ognuno in questo governo deve avere il suo ruolo. Noi rispettiamo tutti e abbiamo fiducia nel Presidente del Consiglio. La linea sull'immigrazione che abbiamo portato avanti fino ad ora come governo è una linea giusta. Ma perché? E quello che dobbiamo ottenere nei prossimi mesi è il sistema di rimpatrio. Oggi sui rimpatri dobbiamo fare molto di più. Io non faccio il ministro dell'interno, ma voglio mettercela tutta, anche io, perché siamo una squadra, come governo abbiamo lavorato alle politiche migratorie fino ad ora tutti insieme, e speriamo di poter sottoscrivere quelli che sono gli accordi che servono per i rimpatri. Io oggi sono qui per parlare di Made in Italy. Come ministro dello sviluppo economico ho messo 140 milioni di euro sul piano straordinario per la divulgazione delle corrette informazioni sul Made in Italy e per la promozione del Made in Italy nel mondo attraverso l'ICE. Questi sono programmi che, insieme alle nuove tecnologie, ci permetteranno di aumentare le esportazioni. Se aumenteranno le esportazioni del Made in Italy, aumenteranno i posti di lavoro in Italia, perché il Made in Italy si produce qua e si vende in tutto il mondo. E su questo il settore dell'agroalimentare è il settore trainante del Made in Italy, è l'ambasciatore del Made in Italy nel mondo.